Buongiorno amici, benvenuti o bentornati sul canale. Mi hanno sempre insegnato a cambiare punto di vista, a guardare le cose da diverse angolazioni per apprezzarne meglio. È di un ragazzo danese questa idea che Ducati sta cercando di sviluppare, questo concept che andiamo a scoprire. Allora, come vi dicevo, è l'idea di un ragazzo danese che ha studiato in Italia e ha creato una tesi di laurea su un concept. Ducati ha fornito le possibilità a questa persona di sviluppare un'idea futuristica mai vista prima e molto molto diversa da quello che è l'elettrico fino ad oggi. Il concetto di questa Ducati nasce dall'accoppiare un motore endotermico che sarà bicilindrico in linea, fronte marcia, ad un altro elettrico che respira in simbiosi con quello termico, ossia quest'ultimo propulsore trae ricarica dal motore tradizionale, ma udite udite possono vivere e lavorare anche separatamente, uno escludendo l'altro, quindi il motore elettrico sarà ricaricabile separatamente, disalloggiandolo dalla sua sede e quindi si potrà caricare separatamente una batteria da un'altra e permettere di aumentare l'autonomia. Un livello di ibrido evoluto, insomma, un concetto mai visto. Questo propulsore elettrico è infatti alloggiato nel progetto attuale sotto il motore termico e la sua batteria ha la possibilità di essere rimossa per la ricarica o per la sostituzione di un'eventuale stazione di scambio ipotetica, ma la vedo più propensa come soluzione a toglierla dall'alloggiamento, caricarla e inserire una nuova batteria mentre l'altra stia sotto carica. Al momento penso che questa sia la soluzione migliore, ma che permette appunto di aumentare l'autonomia. Inoltre il motore endotermico è del tutto funzionale, quindi non si potrebbe mai finire l'autonomia, perché si viaggia con carburante e combustibile alternato a alimentazione elettrica. Questo è solo un concept, ma ha una concezione convincente. Le sue linee sono essenziali e futuristiche, che proiettano Ducati nel futuro. Come saprete, dal 2023 Ducati sarà fornitore unico del mondiale Moto E. Il suo prototipo V21L è già in via di sviluppo, è quasi ultimato. Si parla di 110 kW capacità di potenza, 150 cavalli, 225 kg, 275 km/h di velocità massima. Quindi vedremo nel 2023 questi nuovi veicoli sfrecciare in Moto E, e li produce la Ducati. Il telaio è un robusto monoscocca in alluminio, il forcellone anteriore sono di tipo tradizionale, ma si parla anche di telelever, quello che utilizza già da diversi anni BMW, e all'inner posteriore c'è un monobraccio. Freni di tipo perimetrale all'anteriore, con cerchi a raggi che ricordano quelli della fantastica MV Agusta Rush, quindi a diametro molto importante e da un design particolarmente futuristico. La trasmissione finale è a cinghia dentata. E che dire, io sono esterefatto e mi si apre un metaverso davanti agli occhi dove vedo realtà fatte di nuove soluzioni che convincono per sostenibilità e utilizzo. Il futuro sta arrivando.